Buongiorno amici di Ciocomo, buongiorno a tutti voi. Una novità molto importante, direi anche quasi storica dal punto di vista cittadino, perché oggi i ragazzi del liceo Casnati, da oggi, sono a casa. Tutti a casa, lezioni a distanza. Con noi Davide Discacciati, uno dei due direttori appunto della struttura. Vuota, un po' Vuota. triste, Sì, è un certo, po' triste, ne triste, parlavamo prima, ne ciao parlavamo Marco, triste. buongiorno a Buongiorno tutti. Davide. Grazie intanto di averci fatto. Allora, i ragazzi sono a casa. I ragazzi sono a casa, sì. Spiegaci un po' questa scelta che ho detto che in effetti al momento a Como ancora nessuno l'ha fatta. No, L'avete. sembra proprio di no. È stata una scelta, diciamo, di tutela e cautelativa nei confronti delle famiglie e dei ragazzi, perché negli ultimi giorni il numero di assenze e la preoccupazione dei genitori cominciava a diventare davvero importante. Ecco, una cosa Davide, Sì. precisiamo, quanti alunni avete qui al Casna? 700 700 tra i vari indirizzi, tra linguistico, linguistico, artistico, aeronautico, aeronautico, alberghiero e ok, sportivo. e sportivo. Quindi abbiamo già nei giorni scorsi fatto un'attivazione selettiva della didattica a distanza con alcune classi. Da stamattina l'abbiamo estesa a tutto Quindi da oggi proprio, l'istituto. da oggi. Da oggi i ragazzi saranno a casa abbiamo stabilito un primo step di 2 settimane, soprattutto tenendo conto dell'efficacia che abbiamo sperimentato durante il lockdown della didattica a distanza. È andata benissimo, i genitori sono stati gli studenti molto soddisfatti della scelta fatta a suo tempo. Quindi l'abbiamo replicata perché abbiamo tutta una serie di facilitazioni da questo punto di vista con la dotazione del notebook a ogni studente, piattaforma di Ecco, learning quindi la cosa proprietaria. molto importante da dire è che sostanzialmente Davide, di fronte anche alle perplessità, mi Sì. immagino, dei genitori, di qualche alunno che probabilmente è stato trovato anche positivo, avete deciso, insomma, sostanzialmente di fare questa didattica a distanza, che se fatta seriamente, io credo giusto, Assolutamente può avere un effetto è stata importante. parimenti efficace, l'abbiamo verificato durante i mesi di lockdown prima dell'estate. Ovviamente non è la soluzione definitiva, non può esserla, Non può perché altrimenti esserlo, viene meno il esatto. concetto di scuola, no? Come comunità formativa, educativa. Quindi ovviamente auspichiamo tutti un ritorno in aula il prima possibile. In questo momento che coincide, no? Adesso non voglio definirla isteria, però ovviamente l'aumento dei contagi Beh, voi in ha effetti mi allarmato. dicevi che ogni giorno dovevate stare a spiegare molto ai genitori o Assolutamente. rassicurare i genitori, Sì, no? anche perché c'è il fenomeno della sovrapposizione, no? Quindi dei malanni di stagione con i sintomi da Covid, no? Che purtroppo, come sappiamo, in alcuni casi non sono immediatamente identificabili e quindi in coincidenza anche e in concomitanza con alcune assenze che diventavano sempre più numerose, senza poter determinare quale Sì. fosse la causa o comunque se fosse effettivamente un rischio da Covid, in attesa di tutte le analisi, verifiche e Sì, quant'altro, diventava un. diventava molto complicato. I genitori cominciavano ad auspicare loro stessi la didattica a distanza e ti dico che dopo aver mandato la comunicazione ieri ai genitori è arrivato un plauso molto diffuso, no? Da questo punto di Ecco, vista. infatti ti volevo chiedere anche questa cosa qua, intanto ne approfitto Sì. giusto per far vedere il cortile, in effetti a questo Sì, è di vuoto. è Oggi abbiamo vuoto. approfittato per far entrare, chiaramente gli uffici sono Noi siamo nel aperti. cortile, non siamo entrati nelle aule, ci mancherebbe altro, ecco, però ripeto, siamo qui proprio nel cortile del Casnati con Davide e con questa scelta che tutto sommato al momento è un po' controcorrente, no? Diciamo, perché le scuole, molti, ecco, ci sono i nostri ascoltatori, c'è chi come Roberta dice che così non si combina un tubo e chi invece come. Ah, ti saluta William Cavadini, Ciao presidente dei William. pescatori Ah, Alfa, certo, grande che William. dice che Ciao. tanto. Ecco, dicevo, quindi chi è d'accordo, chi non è d'accordo? I Ma genitori come hanno reagito? Ecco. i genitori hanno apprezzato questa scelta perché stava cominciando a diventare, poi ovviamente ci sarà anche chi è contrario, una Ok. comunità, insomma, che è numericamente importante, le opinioni sono sempre a volte contrastanti. Quello che ti stavo dicendo prima, stamattina, immediatamente è stato molto apprezzato questa scelta, perché cominciava a diventare preoccupante le reazioni a fronte di una serie di Sì, assenze piuttosto infatti. che di notizie che stanno girando sui Esatto. giornali e in Come dice televisione. Maurizio, ok, ma solo se fatta seriamente. Io credo che da voi, ecco, tu mi dicevi che anche durante il lockdown avevate un controllo importante della didattica a distanza dei Sì. genitori, scusa, degli insegnanti, quindi. Sì, allora assolutamente, noi abbiamo dotato degli strumenti professionali già da febbraio scorso e abbiamo proseguito fino alla fine dell'anno scolastico con estrema soddisfazione, ce lo testimoniano i genitori e i ragazzi.
Quindi siamo facilitati dall'avere una determinata suite di strumenti già certo. predisposti ed è stato molto naturale per noi attivare immediatamente la didattica a distanza perché c'è piena consapevolezza degli strumenti e dell'utilizzo. Okay. Questo è il motivo per cui da ieri pomeriggio abbiamo comunicato, stamattina l'avete comunicato già ieri pomeriggio. In classe, no? Allora, sono tutti a casa, qui al Casnati, a far lezione a casa, online, didattica a distanza, qua ci siamo io, Davide, qualche inserviente, come sì. vedete in questo caso, e non c'è nessun altro. Era una testimonianza importante che vi volevo dare perché in effetti, come detto, il Casnati, in via Carloni, è la prima scuola di Como che ha deciso che ha preso questa decisione. Sì, l'abbiamo presa noi in virtù dell'autonomia che noi abbiamo. Ecco, si può fare questa cosa. Abbiamo l'autonomia decisionale da questo punto di vista, quindi a tutela della comunità scolastica e in generale. Due settimane. Ovviamente, come al solito, un commento d'obbligo è che non è che possiamo risolvere noi sempre il problema, nel senso che non è la scuola causa o vittima del problema stesso. Noi quello che abbiamo scritto anche alle famiglie è auspicando che il comportamento virtuoso sia anche al di fuori del mondo scuola, no? Quindi, perché spesso, ed è notizia di questi giorni, i contagi sono avvenuti al di fuori del contesto certo. scolastico. Sì, però è inevitabile che poi i ragazzi che magari fanno sport, che magari ovviamente. Si incontrano in alcuni luoghi di ritrovo, poi vengono a scuola. Ovviamente quindi, Davide. La filiera del contagio è praticamente incontrollabile, no? Quindi la cosa che si può sperare ed è auspicabile che ci sia un comportamento virtuoso diffuso, generale, quindi anche al di fuori della scuola. Stiamo passando questo momento che nessuno auspicava di poter rivivere. Ci siamo dati queste due settimane di È un periodo, proprio un lasso di tempo. Due settimane. Monica dice: ma come faranno gli alunni dell'alberghiero? Perché in effetti loro poi hanno anche delle prove, non l'invidio. Ci saluta Maria Grazia, tanti che insomma fanno considerazioni. Milena, buongiorno, Roberta, Maria Grazia, insomma, tanti che ci stanno seguendo. Questo ci fa piacere. La nostra era solo una pura un fatto di cronaca. Sì. Oggi il Casnati da oggi è a casa, lezioni a distanza, la DAD famosa, per due settimane. Dopodiché vi fate di nuovo un punto della situazione e Sì, è ovvio che L'obiettivo è di riportarli qua tutti. Assolutamente, perché ovviamente siamo qui per fare questo. Che in effetti le aule così vuote sono un po' una tristezza. È molto. Esattamente. Siamo tornati al triste periodo di febbraio esatto. marzo. Ovviamente l'obiettivo è riportarli in classe il prima possibile, ma adesso c'era il clima, era davvero quasi. Ecco, quello che dice Davide, in effetti, il clima che si è creato, in effetti, poteva essere molto molto difficile. Sì. Va bene, Davide, grazie della precisazione, grazie della chiarezza. Grazie. Da oggi, quindi, al Casnati, lezioni con la DAD famosa, ma seriamente, mi pare di capire, questo assolutamente sì. Auspicabilmente sì, quello certo. ci siamo dati come obiettivo. Sì. No, beh, certo, ci mancherebbe altro. Conosciamo la serietà tua e di tutti i docenti. Grazie Davide, grazie buona giornata, grazie, un caro saluto ai nostri amici dal Casnati di Como, qui in via Carloni, oggi vuoto. E oggi anche per le prossime settimane, ci siamo solo noi in questo momento. Grazie ancora. Buon lavoro. Ciao Davide, ciao. Grazie.